Ciao a tutti ragazzi, buona domenica, siamo ritornati, siamo ancora qui, siamo ancora vivi, quindi tutto bene, è stata una bellissima esperienza, bello, bello, era una cosa veramente da fare, oltre che essere divertente, anche costruttiva, perché abbiamo girato parecchio, stancante ma costruttiva. Quello che posso dirvi è che sembra una cazzata quella che voglio dire io, però non lo è. Si arriva da queste esperienze più ricchi, scusatemi, perché si è trascorso del tempo prezioso con la gente a cui si vuol bene. E questa è una cosa che dovremmo fare tutti. Non voglio fare il filosofo, è la puntata dedicata alle solite lettere che ci arrivano, quindi è solo una piccola parentesi di un minuto. E, oltre che aver visitato dei bellissimi posti, aver fatto delle esperienze che non avevo mai fatto, c'ho un cornino sui capelli. C'è questa cosa che secondo me è bellissima, quindi mi porterò questo ricordo nel cuore e siamo d'accordo di rifarlo. Quindi vedremo l'anno prossimo. Un grazie ancora a tutti voi che ci avete seguito, spero che il video vi sia piaciuto, i video vi siano piaciuti. Allora, adesso torniamo a noi ragazzi perché un po' rincoglioniti, però ci siamo. Allora, email numero 1. Questa, allora, chiaramente io adesso ve la leggo, però è un'email di sono 3 pagine e chiaramente lui ha mandato tutto lo storico con le foto, con i grafici dei chilometri. Io cercherò di spiegarvelo a voce perché non sono tecnologicamente avanzato per far passare le immagini sul video. Purtroppo, sono un po' tardo su queste cose. Comunque, cerchiamo di discutere insieme perché è una cosa che potrebbe secondo me interessare a molti, visto che sta spopolando questa cosa ed è giusto che affrontiamo anche questo tema. Allora, titolo della mail: richiesta chiarimento per evitare una probabile frode. Ciao Gabriele, complimenti per tutto quello che hai fatto e quello che farai per noi cultori dell'auto. Porto alla tua attenzione una cosa che probabilmente è strana che ho osservato su. Adesso lui ha scritto il nome naturalmente, comunque è un portale per vedere eventuali danni alle automobili. Digitando il numero di targa o di telaio, adesso non lo so. Comunque, piattaforma che per conoscere lo storico di un'auto, tra cui incidenti, passaggi di proprietà e furti che probabilmente conosci. Ok, l'auto in questione è stata importata in Italia nel 2022. Ma precedentemente, nel 2018, è stata immatricolata in Germania. A gennaio del 2019 ha subito lievi danni. Le immagini dei danni non sono disponibili e nello stesso mese è stata venduta sempre in territorio tedesco. Poi nel dicembre 2019 si è ripetuto lo stesso identico lieve sinistro. Questa è l'immagine del report. Lui dice danno. Da 3.001 a 5.000 euro, quindi da 3.000 a 5.000 euro tutte e due le volte, una a gennaio del 2019 e una a dicembre del 2019. Documentazione dei danni, non ci sono le foto. Lui chiaramente è andato a vedere la macchina, si è fatto mandare le immagini, perché queste sono le immagini della macchina e del sottoscocco. L'auto non è schilometrata, ma c'è stata una strana trascrizione di 10.000 km. Che dopo soli 2 mesi torna ragionevolmente a 30.253, perché adesso vi leggo i chilometri dell'auto. Questo è il report del chilometraggio che riporta al terzo punto, a dicembre 2019, 10.000 km tra le due letture, 20.106 e 30.253. Allora, dicembre 2017, odometro, questi sono tutti i valori della macchina che lui ha registrato, odometro. A dicembre 2017 18 km, ok, è nuova. Poi, ok, 8 agosto 2019 l'automobile aveva 20.106 km. Dicembre dello stesso anno 10.000 km tondi, quindi c'è un errore di trascrizione. Perché a febbraio 2020 ricompaiono i chilometri giusti, 30.253. Quindi fondamentalmente da agosto 2019 a febbraio 2020 la macchina ha percorso 10.000 km e ci sta. Quindi non può aver fatto 10.000 km tondi, tondi, tondi e poi 30.253. Poi a luglio dello stesso anno, quindi luglio 2020, la macchina aveva 38.986, quindi quasi 39.000.
a febbraio 2021 48.147, a settembre dello stesso anno, quindi 2021, 57.800 e a marzo del 2022 59.000. Quindi la macchina praticamente dal dicembre del 2017 al marzo del 2022 ha fatto circa 60.000 km. Ok, questo è per quanto riguarda il discorso del chilometraggio, che è anche interessante avere il report di questa cosa, solo che purtroppo, dopo spieghiamo un'altra cosa. La scorsa settimana ho visionato l'auto in un concessionario e ho potuto vedere che la carrozzeria e gli interni sono intonsi. L'interno in pelle non c'è una sola screpolatura e le plastiche non hanno un solo graffio, quindi tenuta molto bene. Cosa meritevole per un'auto che adesso, settembre 2023, ha 70.000 km esatti. Giro di prova tutto perfetto e sottoscocca perfetto senza ruggine. Cosa meritevole per un'auto tedesca importata. Non capisco se i danni rilevati sono delle semplici riparazioni o lievi danni da vita quotidiana, pagate mediante polizza, atti vandalici o roba simile. In estrema sintesi, come faccio a capire se i danni registrati sono strutturali o superficiali? Sarei quasi interessato a mostrare la visura di questo sito al rivenditore e poter eseguire una seconda visita. Ma quali altri dettagli dovrei controllare? Grazie per il tempo che mi puoi dedicare, a presto Paolo. Allora, io personalmente non uso queste app, anche se comunque adesso stanno spopolando e mi continuano a tartassare anche a me di provarle. Perché purtroppo, per fortuna, perché almeno una parte di automobili le coprono, funzionano sulle automobili nuove. Quindi da quando l'era digitale è presente, da quando ci sono i registri delle revisioni che sono partiti da giugno del 2018, giustamente, da quando ci sono tutti i passaggi in concessionaria, e questo è un po' di anni che c'è, soprattutto sulle automobili straniere, soprattutto all'estero, da quando ci sono da quando loro possono accedere ai registri delle assicurazioni per i sinistri. Quindi purtroppo è un mondo dedicato alle automobili nuove, oppure da una certa data anche sulle storiche, però deve essere gente che l'ha utilizzata. Cioè, se io ho una macchina mia che è 18 anni che non faccio la revisione e ho fatto qualche giro così, non ho mai avuto un sinistro, tu di quella macchina lì non sai nulla. Quindi la sua domanda del signor Paolo è giusta nel suo mondo, quindi lui chiaramente sta cercando questo tipologia di auto, e meno male che esistono questo tipologia di controlli. Allora io ti do il mio punto di vista, avendo visionato le foto del sottoscocca dell'auto, che chiaramente sono due fotografie, io la macchina non l'ho vista. Allora, secondo me il danno da 3 a 5.000 euro può essere tutto, può essere niente. Ti racconto che cosa è successo a me personalmente qualche anno fa. Allora, io ho venduto, eravamo ancora a Sesto, quindi vi posso dire che era il 2016, penso, o forse anche il 2017. Noi siamo venuti, io ho aperto il 5 giugno del 2017 qua, quindi era prima di quella data. Ho venduto un'automobile, chiamiamola storica comunque, era una macchina delle mie, ecco, diciamo, era una Croma Turbo. Questo ragazzo viene a vederla e aveva un Land Rover, me lo ricordo ancora adesso, un Land Rover Freelander Restyling, quindi è quello dopo il 2004-2005. Era una macchina abbastanza recente. Lui voleva avvicinarsi a questo mondo qua. Era un diesel, all'epoca non c'era il boom delle auto diesel che non si vendevano, tutte queste stronzate che ci sono adesso. Quindi il diesel era molto richiesto, soprattutto su un'automobile del genere. Io provo la macchina, non esisteva storico di revisioni, mi dà le fatture dei lavori, lui l'ha comprata usata, ce l'aveva da circa 5-6 anni, e mi dà le fatture dei lavori svolti perché, tra le altre cose, li ha fatti in un'officina che conosco. Chiaramente prima di quella data, buio completo. Va bene. Provo la macchina, guardo la macchina è bella. Ritiro la macchina, lui compra la mia macchina, dopodiché usa tutto a posto. Io vendo la macchina, inserziono la macchina, vendo la macchina. Io lascio tuttora e lasciavo sempre le targhe visibili, perché non vedo perché si debba nascondere la targa, non c'è niente da nascondere, quindi ognuno che si faccia tutti i controlli che vuole. Mi contatta questa persona e mi dice: io sarei veramente interessato, volevo chiedere se posso, è stato anche gentile, se posso fare dei controlli a livelli assicurativi con la targa. Faccio: guardi, faccia quello che vuole, io non li ho fatti perché non ho il potere di fare queste cose. Quindi a livello assicurativo c'è un discorso di privacy che adesso, probabilmente negli ultimi anni, si è aperto questo mondo, ma 5-6 anni fa, 7, non era così. Comunque lui poteva farlo, non mi interessa farlo. Mi chiama e mi dice:
guardi, io sono molto interessato all'auto, verrei anche a vederla, quindi non era ancora venuto a vederla. Ho detto, però le devo comunicare che la macchina ha avuto un grave sinistro. Nella parte posteriore è stata riparata per circa 8.000 euro. 8.000 euro, dico, minchia, una follia pazzesca, no? Faccio una cosa, io non so nulla, chiamo il vecchio proprietario, lui non sa niente perché infatti aveva controllato la data del sinistro, tra l'altro un sinistro con ragione perché era stato tamponato, quindi mi fa, guarda Gabri, io non so niente, mi fa, se vuoi posso provare a chiamare il precedente proprietario che siamo rimasti in buoni rapporti. Va bene, allora, io intanto alzo la macchina sul ponte e la guardo, io sotto non vedo nulla, cioè a parte che era un sinistro comunque di precedenti 6 anni, quindi si sarà risporcata la macchina, no? Ok, non vedo nulla, chiamo un nuovo proprietario e gli faccio vedere sta macchina, faccio, guarda, provala, guardala, non so niente, può essere, gli ho detto, sicuramente se c'è questo dato può essere. Nel frattempo sto aspettando la risposta del primo proprietario. Questo chiama questo e dice, ah sì sì è vero, sono stato tamponato, ma era un tamponamento normalissimo e si sono arrangiati con l'assicurazione, mi manda le foto di questo incidente qua. Quindi lui ha steccato il paraurti, il portellone, chiaramente i fari posteriori, ma non sono esplosi airbag, non ha piegato telaio, non ha cambiato neanche il ponte posteriore. Il cazzo è venuto fuori una riparazione folle. Allora io dico, ascoltami, questa è la comunicazione, sono le fotografie dell'auto, che meno male ho, perché me l'ha data il vecchio proprietario, ma è già una cosa fuori dal comune, perché potrebbe anche non averle. Però lui mi ha detto che dopo quel sinistro lì ha girato la chiave della macchina ed è andato a casa con la macchina. Quindi la macchina non era storta, non è esploso il serbatoio, non è successo niente di tragico, non ha toccato gli airbag perché l'incidente era di dietro e non ha toccato lo chassis perché lui, tra le altre cose, gli ha messo il cellophane dietro perché ha rotto il lunotto di sto coso qua e lui la macchina l'ha parata dal carrozziere il giovedì e l'incidente l'ha fatto domenica, quindi l'ha usata per 4 giorni. Detto questo, l'ha parata in questa carrozzeria convenzionata con l'assicurazione, io ho parlato, che non conosco e non ho neanche contattato, io ho parlato con un mio amico carrozziere che all'epoca facevamo qualche macchina in più recente, quindi capitava il segno, il cerchione, la grandinata, rispetto adesso che è proprio zero. Quando faccio le cose di carrozzeria le faccio interamente e mi appoggio a delle carrozzerie specifiche, dei centri specifici, delle carrozzerie specifiche. Mi fa, guarda Gabri, ti dico io come è funzionato, anche se la macchina non l'ho fatta io. Lì avrà avuto un danno di X, gonfiato e pompato per ciulare dei soldi all'assicurazione. Quindi, quando vai a riparare e fatturano tutto, questi qua li buttano dentro l'inverosimile, magari anche a costi molto ma molto più elevati che hanno altre carrozzerie. In due parole, se quella persona del Land Rover avesse avuto torto e fosse andato a riparare la macchina pagando di tasca sua, al posto che 7.000 euro probabilmente ne avrebbe spesi 3 o 3,5. Quindi, ergo, questi due danni, è un'ipotesi ovviamente, questi due danni che tu hai letto da 3.000 a 5.000 euro, ok? Non è detto che abbiano disfatto l'auto, potrebbero essere danni da 1.000-1.500 euro e potrebbero, anzi sicuramente sarà così, non aver interessato danni strutturali dell'auto. Ecco, questo voglio dire. Quindi io ti inviterei a portargli questa visura, perché è giusto che ci sia, e fare la stessa cosa che hanno fatto con me. Cioè, diglielo al venditore, digli, guarda, a me la macchina piace, è bella, tu mi sembri un bravo Cristo, forse, però io ho questi due sinistri qua che vogliono dire tutto e vogliono dire niente. Riusciamo o a contattare il proprietario o a avere un controllo presso la casa madre, non lo so, sto sparando, per dirmi che la macchina è sana, perché io ho visto macchine, sinceramente più di una anche, picchiate peggio del Land Rover, che hanno interessato anche gli airbag, riparate a regola d'arte. Quindi non è che una macchina incidentata uguale macchina di merda, attenzione. Cioè, bisogna vedere come hanno fatto le cose. Quindi io, questa è una cosa che potrebbe interessare a molti, vi inviterei a, chiaramente è un campanello d'allarme ed è giusto che venga tenuto come tale, però non mettiamo il carro davanti ai buoi, diamo un'occhiata approfondita alla macchina se la macchina ti interessa. Però in molti casi può salvare la situazione queste misure, queste cose qua. Infatti non sono sbagliati, ragazzi, ci mancherebbe. Spero di esserti stato d'aiuto anche col mio racconto. Allora, riflessioni domenicali.
Finiranno i ricambi delle termiche, rimarrà un sogno l'otto cilindri. Allora, qua sono due cose un po' diverse. Finiranno i ricambi delle termiche, poi passiamo al V8. Comunque, Fabrizio. Buonasera, sono Fabrizio da Roma, 49 anni, da sempre grandissimo appassionato del mezzo meccanico con motore a scoppio. E qua penso che siamo in tanti su questo canale. Anche se comunque devo dire che ho un sacco di gente che è appassionata delle macchine a pile e mi segue. Io non ce l'ho con le macchine a pile, l'ho già detto 100.000 volte. Io ce l'ho con l'imposizione delle cose. Io ce l'ho, poi non... Fermi perché vi blocco. Quindi, io ce l'ho con le persone, in questo caso, che non vogliono lasciar fare il suo decorso alle cose. Quindi se l'elettrico, ed è così, sta prendendo il sopravvento, sta, non so se sta guadagnando, adesso alcuni dicono che sta diminuendo come vendite, non mi interessa, non ho le competenze per dirlo, non voglio parlare di questo. Però io ce l'ho con l'imposizione, è quello che a me dà fastidio. Cioè, quello che abbiamo usato fino a ieri, che andava bene, adesso improvvisamente è una merda. Ecco, questo mi dà fastidio. Tutto il resto è giusto che la tecnologia vada avanti. È anche giusto ricordare le nostre origini e avere una storica nel box. Chiusa la parentesi. E motore a scoppio in tutte le sue declinazioni, di quelli che si distrae sovente pur di sentire borbottì, scoppietti, risucchi di aspirazioni e fischi di turbine che fanno tanto vibrare il cuore. Hai reso proprio l'idea. Ovviamente, come da istruzioni, lascio stare lodi, complimenti, onestamente tutti i suoi video me li godo. Neanche fossero un urlo dal vivo di un V12. Addirittura, troppo gentile. Vado dunque al dubbio che mi attanaglia sempre di più, soprattutto alla luce delle ultime indiscrezioni, sempre più concrete, che dilagano nel settore, i ricambi delle automobili normali. Le fonti ufficiali parlano di falsi allarmi, terrore mediatico, eccetera, ma a quanto pare moltissimi addetti del settore temono che si rischia di generare una vera e propria ritorsione nei confronti dei motori termici. La scarsa reperibilità dei ricambi, d'altronde, chi segue attentamente il Gasi è un discorso che ribadisce praticamente ogni puntata delle mie macchine sicuro. Il disegno che in molti stentano a capire, secondo me, è molto chiaro. L'automobilista tipo che usa il mezzo per andare dal punto A al punto B è di fatto l'80-90% del parco circolante, è quello che dico sempre io. Ed è palese che nella maggioranza dei casi a questi soggetti l'uso dell'auto è praticamente essenziale per la vita di tutti i giorni e fin qui ci siamo. Adesso prova a immaginare, senza troppa fantasia, se cominciassero a rallentare la distribuzione di parti essenziali alla normale manutenzione o piccole riparazioni. Gli automobilisti sopracitati potrebbero venire a complicarsi l'andare al lavoro, prendere i bimbi a scuola, cure mediche e distanze e tutte le centinaia di situazioni dove serve l'auto per davvero. Con queste condizioni anche il più squattrinato o chi non se la passa bene dovrà per forza di cose prendere provvedimenti e per quanto sia un automobilista tipo, si guarderà bene a prendere un mezzo di non specifica tecnologia. Basta che si ripresenti la routine del trasporto sicuro e soprattutto ripagabile alla svelta. Sento sempre parlare di persone o famiglie che non possono spendere cifre importanti per auto moderne o elettriche. Ma più passa il tempo e più noto formule di ogni genere e per quasi ogni tasca. Noleggi a macchia d'olio, rateizzazioni decennali, zero anticipi, eccetera. E hai perfettamente ragione. E probabilmente anche lo Stato ci metterà del suo. Qui ho qualche dubbio in più, ma comunque. Tutto questo per un bene di prima necessità qua all'automobile e onestamente non mi va di innervosirmi se qualcuno risponde che ci sono i mezzi pubblici. Beato lui che risiede in città vivibili e con tutti i servizi a portata di mano. Non servo io a dipingere l'Italia e la sua mobilità legata alle quattro ruote. Anche se faccio parte di quel 10% di automobilisti diversi, e sono sicuro che come me lo sono quasi tutti quelli che seguono il caro Gabriele, il problema riguarda anche noi che, a parte la Youngtimer o la classica posteggiata nel box sotto al telo, dobbiamo comunque spostarci per vivere la quotidianità. Chiudo questa prolissa mail nella speranza che pur di fretta l'abbiano almeno adocchiata, magari per curiosità, o spero che riesca a darmi una speranza di godermi un 8 cilindri Mercedes che tanto vorrei acquistare per tenerlo molti molti anni ancora. Attendo sue importantissime considerazioni a riguardo. Un saluto, Fabrizio. Importantissimo. Allora, tu hai perfettamente ragione. Allora, il discorso, io ti posso parlare del mio mondo, quindi su YouTube abbiamo gente che parla sempre, ma l'80% sono buono, oggi non sa una fava, però parlano perché va di moda parlare.
Quindi io dico quello che so io. E gli posso dire che, tralasciando il discorso dell'elettrico, c'è proprio un... che non c'entra niente poi il discorso dell'elettrico, c'è proprio un... il mondo dell'automobile è non sta cambiando, è cambiato. Quindi andiamo verso il consumismo. Un'automobile di X anni con X chilometri è considerata un rottame. Le officine lavorano sempre meno oppure lavorano in maniera diversa. Quindi i meccanici che mi seguono, guarda, mi confrontavo anche con Matteo, che è un ragazzo squisito, tra l'altro il mio carissimo amico, che fa il meccanico, quindi fa un lavoro uguale al mio, ma completamente diverso dal mio, e non fa nient'altro che confermarmi questa cosa. Quindi il mondo non è che sta cambiando, è già cambiato. La mentalità della gente, l'automobile è un mezzo di trasporto, che lo era anche negli anni Ottanta, non dico di no. Ma adesso si è divisa queste due categorie. Una è molto più grande, una è molto più piccola. Gente che considera qualsiasi cosa come storico, oppure anche queste persone, anche sul nuovo, c'è già la mentalità che questa macchina potrebbe non essere più prodotta e quindi la conservano. È una cosa che 20-30 anni fa, ma anche meno, non esisteva. Cioè le Instant Classic, le macchine recenti che sono fuori produzione, che costano di più che da nuove, mai esistito. Mai esistito. Forse le edizioni limitate, ma lasciando perdere, andando sulla Delta Integrale, che non voglio menzionare ancora lei, ma qualsiasi altra automobile. Cioè, per esempio, faccio un esempio, è la prima che mi viene in mente e non me ne vogliate. Se la 4C, che è una macchina molto divertente e molto interessante, fosse nata, il progetto 4C, fosse nato 20 anni fa, dopo che lei è uscita di produzione, non sarebbe mai diventato Mr. Classic. Perché? Il periodo storico dell'automobile era completamente diverso. Non esistevano le mentalità, cioè la macchina storica era la Balilla, era la, forse la Giulia SS, cioè le macchine, l'Aurelia, cioè le macchine storiche erano veramente storiche. Cioè no, c'era la macchina divertente, la macchina vecchia, cioè il boom anche dei club, è cambiato tutto. Quindi, allora non voglio parlare di macchine d'epoca, però il suo discorso è giusto perché una volta si facevano, lasciamo stare che l'Italia ha sempre fatto i pezzi di ricambio contati, ma una volta producevano molti più ricambi. Che cosa facevano? Che stagnavano. Quindi loro facevano ricambi a manetta, poi erano gestiti malissimo, parlo dei nostri, le rifilavano le officine ed è un costo enorme per l'azienda. Quindi loro adesso che cosa fanno? Dicono ok, io produco pezzi di ricambio per mantenere una macchina viva 5 anni, dopodiché andiamo ad esaurimento. E fanno in fretta ad andare ad esaurimento, perché se non hanno le scorte è già esauriti. Cioè ci sono particolari, adesso io dico, della 159, della Brera, della Tesis, che sono esauriti da anni, ma non da ieri. È una macchina che hanno fatto fino al 2012, la Brera, o la 159, forse di più. Quindi 2011-2012. Ma sono esauriti da anni, ragazzi. Quindi loro dicono, io fino a 5 anni sono a posto, ma secondo me loro hanno creato un tot di ricambi per arrivare a 5 anni. Ma quando si avvicinano ai 4-5 anni non li stanno già più producendo perché li hanno in casa, dicono che bello, è un esempio il mio stupido ovviamente, ho il portatelefono della Tesis, sto sparando una cagata per farvi capire il discorso. Io devo arrivare a 5 anni, devo garantire i ricambi fino a 5 anni, che bello, ma sono 4 anni e 6 mesi, ho due portatelefono della Tesis che non ho ancora venduto, non li metto in produzione. Io arrivo a pelo di Filomena, a 5 anni, quello a 5 anni e 2 mesi, se ha bisogno di qualcosa, di quel pezzo lì non c'è più un cazzo. Quindi, attenzione che le macchine straniere, molto meno di noi, molto meno di noi, ma stanno facendo la stessa cosa, ragazzi. Stanno facendo la stessa cosa. E in più stanno creando un business pazzesco, i tedeschi, perlomeno BMW so che lo sta facendo, sulla ricreazione di ricambi d'epoca. I fari della Z3 costano come la macchina. E li fanno, attenzione che non sono uguali, perché io li ho comprati perché un cliente li ha voluti comprare allo Xeno, io li ho guardati, confrontandoli con i suoi, non sono gli stessi fari, quindi li hanno messi in produzione, ma è meglio prendere un faro usato bello che un faro così nuovo, a parte il costo abnorme. Oppure che cosa fanno? Interruttore delle quattro frecce della E21, della serie 3. Benissimo, loro dicono, io ho un ordine, ho 10 persone che lo vogliono, perfetto, io li metto lì queste 10 persone. Dico, non ho tempi di consegna, intanto me li tengo caldi, perché possono andare in giro lo stesso, anche se non hanno il pulsante dell'Azza.
quando arriviamo a 50 io metto in produzione magari 100 pezzi, perché lavorano col culo degli altri, quindi lavorano sul venduto. Io metto in produzione dei pezzi che ho praticamente già venduto, ammesso che non li vogliono più, ma sono sicuro che comunque li venderò. Questo è per fare business, che non è la domanda del nostro amico. Però è il discorso delle automobili, non è che sta cambiando, è cambiato radicalmente, perché la gente ha cambiato la mentalità delle auto. E purtroppo non si può più tornare indietro. Quindi, questo è quanto. Abbiamo già affrontato altre volte, ma è sempre interessante quando parliamo di questo. Autostrada, che pena. Non ho letto la mail, ma già il titolo è giusto. Buongiorno Gabri, come apprezzerai, salto i complimenti. Sabato sera di qualche mese fa ero in autostrada da Milano verso Genova, dove abito, e viaggiavo a velocità un po' da street, ma anche se avessi fatto i 100 non cambiava molto, forse. Dietro a una semicurva mi ritrovo in mezzo alla strada un animale, sembrava un tasso giù di lì. Distinto, freno e schivo. Per fortuna è stato fermo e ho una macchina abbastanza stabile, Audi TT ultimo modello 4x4. Dopo qualche sbandata si è rimessa dritta. Ovviamente se avevo ancora qualche capello colorato, ora è bianco. Battute a parte, un amico ha centrato un cinghiale distruggendo la macchina, BMW serie 1, facendo 18.000 euro di danni. Per fortuna aveva la casco. Perché queste brave persone di autostrade non ti pagano, con la scusa che c'è il cartello di pericolo attraversamento animali. Ora dico, ma porca... Non dovreste essere voi a mettere in sicurezza un tratto di strada che per percorrere devi donare un rene, visto i costi, e nel momento in cui non sei in grado di farlo e succede un incidente, almeno risarcirmi del danno? Vorrei sentire il tuo parere, anche se immagino molto simile al mio, e mettere a conoscenza tutti gli utenti del canale di questa ulteriore schifezza di autostrade. Purtroppo già colpevole di mille disgrazie, vedi il Ponte Morandi proprio nella mia città. Un grazie se vorrei leggere questa mail, ma soprattutto un grande grazie per tutto quello che fai. Un abbraccio Martino. Martino... Tu hai perfettamente ragione. Allora, affrontiamo due piccoli discorsi. Il primo, perché so già che me lo dicono. Allora, non è vero che se tu andavi a 100 all'ora al posto che a 160 era la stessa cosa. Perché tu a 100 all'ora magari vedevi il tasso e dicevi e non succedeva quasi niente. Se tu vai a 100, perché mi sono trovato anch'io nella stessa situazione. Quindi io, per esempio, lasciando stare gli animali, che dopo parliamo di questo, io ho centrato il copertone di un camion, ma non il copertone intero. Sai che i camion molto spesso hanno le gomme ricoperte. Io mi sono trovato proprio un pezzo intero di gomma, ok, appoggiato sull'asfalto, in mezzo, perché lui chiaramente viaggiava sulla corsia di destra, io avevo l'S8, andavo dalla mia ex ragazza a Udine, ero intorno ai 180-190 all'ora, quindi lo dico appartamento, sono passati più di 20 anni, è andato in prescrizione, io ho visto qualcosa sulla strada, ma non ho fatto in tempo a frenare, quindi l'ho preso, la macchina, io praticamente gli sono passato sopra, una grandissima automobile, quindi l'ho detto più volte, il copertone passando sotto la macchina ha rovinato appena appena la paratia del motore, ma quello è stato il meno. Dopodiché io ho proseguito la mia corsa, no? Sono andato là che sentivo odore di benzina quando mi sono fermato. Praticamente quello è successo, il serbatoio che passa, l'albero di trasmissione passa in mezzo al serbatoio, il serbatoio si è alzato perché la gomma l'ha schiacciato. Il serbatoio si è schiacciato contro la lamiera della carrozzeria e ha lesionato appena appena il cestello della pompa benzina di destra, perché quella macchina ha una pompa benzina che riempie il serbatoio di sinistra, dalla sinistra va il vano motore, quindi si è rotto quel cestello lì. Un'altra macchina probabilmente sarebbe volata via. Ma al tempo stesso ti rispondo che se andavo a 120 all'ora, probabilmente, o non dico che avrei frenato, ma forse l'avrei schivato, o l'avrei preso molto più piano. Quindi andare piano, credimi, ti aiuta. Detto questo, che non voglio fare la morale, rispondiamo sul resto degli animali. Tu hai perfettamente ragione. Sai perché ti dico questo? Perché un mio carissimo amico, in montagna, a Oltre il Colle, dove io stava venendo su, lui suona nella banda di Oltre il Colle, stava venendo su con la macchina e ha centrato una, non so se era una mucca o che cosa, che era uscita dalla stalla vicina di questo ragazzo. Ha pagato questo ragazzo. Questo ragazzo era assicurato, quindi il pastore, non so se chiamiamolo così, ha un'assicurazione e ha pagato, ha risarcito i danni al mio amico.
perché chiaramente la mucca era venuta, ma aveva fatto un bel po' di strada la mucca, perché la spalla non era sulla strada, era un po' nell'entroterra, quindi questa aveva, non so se aveva rotto, aveva passato lo staccionata, o era aperta, non lo so, è andata sulla strada, la mucca era viva, quindi il mio amico ha frenato e l'ha centrata, però la mucca si è rialzata, quindi lui ha demolito la Golf, però comunque lui è stato risarcito dal pastore, quindi è vero che in questo caso la mucca era di proprietà del pastore, ok? È anche vero che Autostrade per l'Italia ti dovrebbe tutelare, non dire, ah ragazzi, guarda che arrivano gli animali, sono cazzi vostri, scusami, in quei tratti lì fai un guardrail, dietro al guardrail, perché il guardrail ci vuole per ammortizzare il sinistro, gli metti una rete, una Madonna Vergine, quello che vuoi, ma devi garantire la sicurezza a chi ti viaggia sulla strada, indipendentemente che costi tanto o poco, se costa tanto l'autostrada peggio ancora. Ma per me è assurdo, cioè non è che ti scrivo passano gli animali, allora dico Ciccio, guarda che ti puoi trovare un rinoceronte o un triceratopo sulla strada, perché se io arrivo con un appunto, cioè il rinoceronte, cioè non si muove neanche il rinoceronte, capito quello che voglio dire? Quindi vorrei che ci passaste voi sulla proprietari dell'autostrada intanto che passano gli animali. Quindi è vero che le cose possono succedere e ci sono, magari il tasso non l'avresti fermato, sono d'accordo. Ma secondo me molte cose si potrebbero evitare, ok? Basterebbe un briciolo di impegno. Poi, per carità, la fatalità ci può stare sempre, perché puoi trovare anche un oggetto in mezzo alla strada, come è capitato a me, e non è certo colpa della società autostrade, anche se comunque uno deve comunicare l'oggetto se lo vede. Però in questo caso non è che scrivi animali, sono cazzi vostri quello che trovate. No, non sono d'accordo, assolutamente. Grazie Martino. Scusate, allora. Buongiorno Gabriele, salto i dovuti ringraziamenti e complimenti per il tuo lavoro eccezionale, vado subito al sodo. Un attimo che devo fare un secondino di pausa, ragazzi. Eccomi, scusate ragazzi. Stiamo lavando il cagnolino, allora ci stiamo aiutando. Allora, buongiorno Gabri. Salti dovuti ringraziamenti. Il tema che voglio proporti è quello del caro prezzi dell'usato, segmento mezzi di trasporto. La mia compagna è alla disperata ricerca di un'auto da usare in ordine e affidabile, come tutti, credo. Poco importano difetti estetici o allestimenti non all'ultimo grido, schermi, display, eccetera. Questa ipotetica auto verrebbe usata per un chilometraggio annuo contenuto tra i 5 e i 10.000 km all'anno, principalmente per sopperire alle carenze del trasporto pubblico di Roma e dintorni. Ora, a causa di normative antinquinamento discutibili e mutevoli, non dico altro, la mia compagna è costretta a comprare tassativamente un'auto molto recente, benzina Euro 6, magari con impianto GPL. Purtroppo i prezzi per un'auto con suddette caratteristiche sono ormai un lusso per pochi. Solo per fare un esempio, Fiat Panda del 2017, Euro 6 con 70.000 km, modello base, con GPL della casa, 10.500 euro. Una follia. Purtroppo difficilmente si riesce a trovare un'utilitaria Euro 6 in ordine a cifre non superiori ai 6-7.000 euro. Il budget attuale che purtroppo sembra non portare a nulla. Siamo dunque andando verso la fine del trasporto privato per i comuni mortali? Siamo davvero in mano alle decisioni di persone che non vengono mai toccate dalle loro scelte scellerate perché tanto l'auto blu e a loro la paghiamo noi? È davvero giusto perseguitare il trasporto privato fregandosi dell'adeguamento del trasporto pubblico? È giusto santificare le auto elettriche come soluzione dell'umanità, non chiedendosi dell'inquinamento dovuto allo smaltimento dell'intero parco auto a motore termico? Produzione auto elettrica, produzione e sostituzione smaltimento batterie, produzione energia elettrica, che non è al momento rinnovabile se non in minima parte, potenziamento della rete elettrica nazionale e disposizione capillare delle colonnine. Un saluto e un abbraccio, Luca. Allora, l'ultima parte, io non mi va di aprire una polemica perché io la penso nella mia maniera e non voglio cambiare l'idea alle persone. Io l'ho detto anche prima, è l'imposizione che mi dà fastidio, quindi non lasciare che le cose arrivino. Diciamo che il discorso dell'auto elettrica non c'entra niente c'entra meno con la scelta imbecille di alcuni comuni, perché alcuni comuni hanno realmente delle scelte imbecilli.
Ora, vi faccio un esempio, tanto per stare in tema. Allora, io ho ritirato da un mio cliente, tra l'altro la metterò anche sul canale perché la macchina merita tantissimo, era un amico di mio padre, quindi tra le altre cose quando ha telefonato in officina, sono sincero, pensavo che non ci fosse più perché ha 91 anni, quindi sono sincero, invece mi ha fatto piacere sentirlo, era un amico di mio padre, tra l'altro ha telefonato per sapere come stava mio papà. Comunque lui ha una Passat, quindi ho qui una Passat del 2006 o del 2007, la Passat in modello 3.5, quella già con i profili cromati, berlina, 2000 TDI grigia con l'interno in pelle nera e il cambio DSG, perché lui è ancora vivo, ha un problema alla gamba, quindi ha fatto l'inversione dei pedali, che è rimovibile tramite tu sviti una galletta, tiri via il perno e diventa una macchina normale. Bisognerà toglierlo dal libretto. A pensare che quella macchina lì non possa circolare, che ha 147.000 km originali, perché l'abbiamo sempre seguita noi, sempre. Prima era del figlio, è andato in Volkswagen e sono segnati sul service, dopodiché l'ha sempre seguita mio padre. Ce l'ha da 13-14 anni questo signore. E lui faceva tragitti piccolissimi, solo che aveva bisogno di una macchina automatica, il figlio l'aveva riscattata dal leasing e gliel'ha data lui. E aveva 100.000 km quando l'ha presa questo signore qua. Adesso ne ha 148.000. Voi ditemi perché un'auto del genere, che non fuma, gli metto sotto la macchinetta del CO, non vedi neanche l'opacimetro salire, non possa circolare. Cioè, mi collego al suo discorso, magari una Passat per questa ragazza è troppo grossa, ma a livello di dimensioni, e siamo tutti d'accordo. Ma perché io devo dire, l'Euro 4 o l'Euro 3 o l'Euro 5, peggio ancora, di default non può più girare. Cristo, ma controlliamo le ste cazzo di macchine. Facciamo una revisione normale, giusta alla macchina. Gli attacco la sonda. Com'è la macchina? È a posto. Vi garantisco che ci sono degli Euro 4, ma ve lo metto per iscritto. Euro 4 senza FAP, perché questa macchina non ha il FAP, per dire questa passa qui, non ha il FAP, che inquinano di meno di macchine Euro 6 defappate, che magari non sono neanche a posto come meccanica e hanno su 400.000 km. Quindi, tralasciando che il discorso dell'inquinamento arriva principalmente da un'altra cosa e non dalle automobili, lasciamo stare, basiamoci su quello che ci dicono. Quindi, e poi perché nel comune no, però in autostrada in tangenziale ci puoi andare, ma i chilometri più grossi li faccio fuori, meno male che ci posso andare. Quindi meno male che ci sono persone che da queste realtà, quindi da queste città, stanno scappando via, perché io non ho la casa da vendervi fuori città, e quindi non è che vi dico fate così perché comprate la mia casa, non ce l'ho la casa da vendervi. Io dai centri, tra Roma e Milano, penso che si fanno la guerra tra di loro su chi fa scelte più imbecilli. È una bella lotta, perché come ne fa uno, dice una stronzata uno, l'altro dice una stronzata più grossa. Quindi io sento io non ve le leggo tutte le mail che mi arrivano, ma io leggo solo gente incazzata come una bestia. Tutti, ma anche chi di macchine d'epoca non c'entra niente, perché questo Luca non ha una macchina storica, ci scrive perché ci segue, gli piacciono le macchine, ma sta signora cerca una macchina normalissima. Cioè non è una malattia della macchina d'epoca, qua parliamo di macchine normali per andare a lavorare. Poi cazzo, fa 5-10.000 km all'anno, ma quanto vuoi che inquini sta donna? Boh, cioè è tutto sbagliato. È tutto sbagliato, tutto questo perché i controlli e le regole non vengono fatte come si devono, probabilmente. Perché sennò io queste cose qua non me le spiego. Comunque ragazzi, anche oggi ci siamo visti, anche oggi siamo stati insieme, spero che vi siate divertiti, settimana prossima si ritorna alla normalità, anche se comunque non vi abbiamo mai abbandonato, anzi vi abbiamo sempre tenuto tanta compagnia. Siete la nostra forza ragazzi, tutti voi che ci seguite. Vi mando un grandissimo abbraccio, vi ricordo lo shop, ma comunque l'ho lasciato in sovraimpressione, così almeno non devo ripetere sempre le solite cose. Abbiamo aggiunto qualche piccolo capo di abbigliamento che ho tirato fuori perché ho sistemato il magazzino, stiamo svuotando il magazzino, che come ho spiegato anche l'annuncio, il video dedicato alle macchine da vendere, perché ho ridotto il deposito, quindi ho dato via uno dei miei depositi, quindi anche qualcosa di abbigliamento che c'era, gliel'abbiamo portato qui, abbiamo aggiornato il portale. Non è molto quello che si è aggiunto, però dei t-shirt ce ne sono ancora diverse, felpe non ce ne sono tante, però qualcosa abbiamo aggiunto, qualche felpina c'è, non molto. Però quello che c'è è lì. Poi quando saremo a posto, che avrò messo a posto il luogo dove c'è adesso tutta la mia memorabilia, tutti i miei librettini, e avremo aggiornato come si deve il sito, faremo un video dedicato al sito che andrà oltre
ai nostri video settimanali, perché è una cosa in più dedicato a tutto quello che si potrà acquistare sul Gasi Shop nell'attesa che ci siano i pezzi di ricambio. Diciamo, parliamo di memorabilia, quindi insegne, libretti uso e manutenzioni, tute d'epoca, quindi tutte cose nuove, belle, non nuove, usate alcune, tutte cose carine che secondo me potrebbero aiutare e divertire in molti, anche chi la macchina d'epoca non ce l'ha. Comunque vi mando un grosso abbraccio, invece vi ricordo la mail per la puntata domenicale, che è gabriele@gasiautomobili.it. Se avete qualcosa da raccontare, mandatelo lì. Vi mando un grandissimo abbraccio, alla prossima e buon proseguimento di giornata. Ciao!